Ciao amici, buongiorno e benvenuti in un nuovo video Get Ready With Me. Andiamoci a preparare insieme in poche mosse perché devo uscire stasera, ma farò comunque un trucco molto molto semplice e veloce e passeremo una serata io, Mirko e Pablo e andremo in un posto molto molto carino che vi farò vedere poi in un altro video. Vado a mettere questa base viso illuminante di Bottega Verde, è molto 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 bella ragazzi, veramente bella ed è super super scintillante. Ne metto un altro po', un po' troppa, però vabbè. Così rendiamo la nostra pelle veramente super luminosa. È leggerissima, leggerissima. Allora ragazzi, vi volevo consigliare una cosa che adesso non c'entra niente col make up, ma serve per levare il make up. Allora, come sapete, io per struccarmi uso la mousse di Kiko. Non uso le salviette struccanti, ma preferisco sempre levarmi il make up con acqua e mousse. Però uso le salviettine struccanti semplicemente quando solo un po' di terra o anche per rinfrescarmi il viso. Non avevo una marca, diciamo così, non prediligevo una marca specifica di salviettine, prendevo sempre quando mi finivano quelle che trovavo, anche se mi piacciono molto quelle della marca Acqua di Rose. Ultimamente sono andata al Todis e mi servivano e ho preso al volo queste della Novans struccante all'acqua micellare con acqua di rosa fermentata e succo di aloe bio. Ragazzi, sono strepitose, ve le straconsiglio, hanno un profumo di rosa favoloso, quindi se capitate al Todis e le volete provare io ve le straconsiglio. Continuiamo con il nostro make up dopo questa piccola parentesi, perché io quando trovo qualcosa di interessante che mi piace particolarmente voglio subito condividerla con voi. Questo è sempre un po' sporco, lo andiamo a pulire. Ok, levo un po' di occhiaia e vi volevo chiedere anche un'altra cosa. A me piacciono le trecce in tutti i modi. Una treccia, due trecce, le trecce in generale. E quest'anno, come insomma avete visto anche in altri video, ogni tanto mi prende la pazzia e me le faccio fare anche se non ci sto benissimo. Quest'anno mi era ripresa la fissa di farmi le treccine afro lunghe lunghe. Ovviamente io quelle le ho già portate quando ero più ragazzina, molto più giovane, e mi sono trovata bene, nel senso che bene, quando sei giovane ti sta tutto bene, non pensi alla comodità, alla basta che stai bene, sei bella e va tutto bene. Però effettivamente poi quando l'ho levate un po' i capelli si erano rovinati. Quest'anno ho detto no, io me le voglio rifare assolutamente, anche perché non andando più in ufficio posso concedermi dei piccoli sfizi. L'unica cosa ragazzi è che ho paura di rovinarmi i capelli, uno, e poi sinceramente comincio a essere un po' grandicella per portare queste trecce così, insomma. Cioè, un conto è che faccio due trecce così, le porto 3-4 giorni, quelle colorate che avete visto, rosa o bionde, ok? Le porto 3-4 giorni, poi le levo e mi levo lo sfizio. Però fare tutta la testa con queste trecce lunghissime è veramente impegnativo e ci vuole anche molto tempo per farle. La possibilità che io me le rifaccia un'altra volta piccole piccole su tutti i capelli, poi io ho un trilione di capelli ragazzi, quindi no, questa possibilità è esclusa, quindi state tranquilli, mia madre guarderà questo video, penserà che è l'ennesima pazzia della figlia, mamma stai tranquilla, non voglio rifarle. Però pensavo di fare, non so, ditemi voi nei commenti, consigliatemi voi nei commenti, praticamente è un'acconciatura con delle trecce
che poi vanno però giù lunghe, ma sono grandi, quindi alla fine saranno, non so, 6 trecce che poi scendono lunghe dalla testa, quindi a pelle, e poi qui sotto libere e sono lunghe. Anche quella è un'acconciatura comunque che invece però potrei portare invece che 3-4 giorni, magari non so, un mese, più di un mese no, sinceramente, anche perché poi cominci ad avere la ricrescita, insomma, un sacco di cavoli che io in questo momento e soprattutto in questo periodo dell'anno non voglio avere, quindi si tratterebbe di portarle massimo un mese. L'altro tipo di trecce, quelle lunghe lunghe proprio su tutta la testa, le ho portate, ragazzi, sono fantastiche, bellissime. Se avessi l'età e non avessi paura che insomma i capelli si rovinano così tanto, me le rifarei anche domani, però veramente quando le ho poi smontate i capelli erano abbastanza rovinati, perché forse magari è il mio capello, se voi l'avete fatti e non vi si sono rovinati non so che dire, insomma, beati voi. Però io purtroppo avevo i capelli parecchio rovinati un po'. Devo dire che sono anche i capelli che rimangono all'interno della treccia e che dovrebbero cadere naturalmente, ma non possono cadere perché appunto sono intrecciati, quindi alcuni sono, insomma, è la caduta naturale, e mentre altri io penso, fatemi sapere nei commenti se sapete qualcosa di più, magari mi sbaglio e correggetemi voi, però magari il capello si indebolisce tanto perché comunque è continuamente sollecitato da questa treccia che tira, e quindi ne ho persi veramente super super tanti. La prima volta che le feci io credo di aver avuto 17 anni, sì. E mise in croce, letteralmente in croce, mia madre per farmi queste benedettissime trecce, e alla fine me le fece fare da una ragazza di colore che ci mise un giorno intero, pensate, un intero giorno appresso alla mia testa, poverina, perché poi loro vanno velocissime con queste mani, io sinceramente non so come facciano, è veramente un'arte pazzesca, e oltre che alla manualità ma anche una pazienza. E quindi alla fine, poverina, a forza di intrecciare gli si, come dire, tipo gli scottavano le mani, gli si erano spellate le dita, quindi veramente, ragazzi, un lavorone. Ragazza veramente molto molto brava, e avevo delle treccine super precise, erano perfette, perché poi anche quello, perché la seconda volta che poi le ho fatte, sì, erano belle, ma non erano belle come la prima volta che le feci. Quindi anche quello è un'arte. Anche la seconda volta ci mise veramente tanto tempo, non era la stessa ragazza. E consigliatemi voi, ragazzi, secondo voi che cosa devo fare? Perché desiderio di farle è veramente tanto, ovviamente, come vi ho detto, non quelle su tutta la testa, ma semplicemente quelle che partono a pelle da qui e poi vanno libere giù. Io penso che veramente saranno forse 6, dovrei sentire qualcuno se conosce qualcuno che le sa fare, perché i parrucchieri, diciamo, non i parrucchieri, il parrucchiere classico, non penso che io mi possa rivolgere a lui, non lo so, ci posso anche provare, però la manualità che hanno poi le ragazze di colore è unica, è proprio la loro specialità, quindi consigliatemi nei commenti. Vado a pettinare, vedete questa ciglia qui, poco cadrà, solo che se non si stacca, ragazzi, questa è quella finta, io non posso staccarla, perché se io la stacco di prepotenza
mi si porta via anche le mie ciglia. Allora, una è andata, eccola qua, e la buttiamo. Poi sempre di qua cadono. Di qua sembra che io le abbia ancora tutte. Per carità, cadono anche qui a sinistra, però molto di più a destra. Eccola, è caduta un'altra. Un altro mazzetto è caduto. Cadete, cadete. Così io faccio vedere alla mia community durante i Get Ready With Me i miei mascara. Perché in tutto ciò, ragazzi, io ho comprato anche un altro mascara, sempre di Vamp, di Pupa, ma di un altro colore che devo assolutamente farvi vedere. Dopo vi faccio vedere con la luce naturale com'è questa base, perché è veramente super luminosa, secondo me per l'estate, con l'abbronzatura è favolosa. Ed è di Bottega Verde, adesso ve la faccio rivedere, non so se ce l'hanno ancora perché me l'hanno regalata, scusate, a Natale. Ed è questa qui, però veramente, ragazzi, è super leggera e secondo me per quest'estate andrà benissimo, anche perché sull'abbronzatura mettete un po' di questa, non solo uniforma l'incarnato ma illumina tanto la carnagione, l'incarnato, dando proprio un effetto immediatamente sano. Adesso mi dispiace che non abbiate potuto vedere immediatamente l'effetto, ma ve lo faccio vedere alla luce perché è veramente super bello. Non è un effetto opaco, chiaramente. Vado a mettere un po' di illuminante, il mio solito illuminante. Eccolo qui, sempre sulle zampette di gallina. Sulle labbra metto semplicemente questo gloss roll-on. Anche questo veramente super luminoso. Trucco veloce completato. Allora, ragazzi, io sono pronta, mi sono vestita, intanto vi faccio vedere Pablo. Pablo, vieni amore, fatti vedere, se no le zie mi rimproverano che non ti faccio vedere. Ecco Pablo. Pablo ha capito che dobbiamo uscire, eh? Amore, amore mio, saluta gli zii. Sì, andiamo. È impazzito. Va a prendere il guinzaglio, dai. Va a prendere il guinzaglio. Vai, mami. Guinzaglio. Dov'è il guinzaglio? Allora, ragazzi, questo è l'outfit, il mio solito sandalino oro, così ho i piedini al fresco, e un pantalone morbido con, diciamo, le gambe a sbuffo, e sopra un top e la mia borsettina. Ho fatto una coda, ragazzi, perché fa veramente troppo caldo e volevo tenere i capelli legati. E questo è il trucco con la luce naturale, la luce del sole. Noi stiamo per andare e io vi ringrazio per aver visto questo video fino alla fine. Vi chiedo di mettermi un like, iscrivervi al canale e di seguirci sulla nostra pagina Instagram e su TikTok, Lea e Pablo. Vi mando un grosso bacione e vi do appuntamento al prossimo video.